Il signor Descartes aborrisce le oscurità della filosofia scolastica, come parecchi di noi, e d'altra parte non ama i novatores, gli innovatori che vogliono stupire il mondo con dottrine sofisticate. Perché egli, signori, sostiene che la scienza è come una donna. Se resta riservata accanto al suo sposo, da tutti viene sempre rispettata. Ma se si dà a tutti, è invece disprezzata. È per questo che io ho invitato il signor Descartes a presentarci ciò che intende scrivere in un suo trattato al quale lavora da molto tempo ormai. Io vi prego di ascoltarlo. Ringrazio per l'invito gli illustri maestri di questa università e il signor Regnier, e sono lieto di esporvi quanto desiderate conoscere. Io ho intenzione di scrivere nel mio trattato tutto ciò che può spiegare la natura delle cose materiali. Per poter esprimere più liberamente il mio pensiero, senza essere obbligato a seguire o a confutare le comuni opinioni dei dotti del nostro tempo, ho deciso di lasciare da parte le immagini limitate di questo mondo nel quale viviamo e il suo disegno, e di parlare solamente di ciò che potrebbe avvenire in un nuovo mondo, che farò nascere per il mio lettore in uno spazio immaginario. In esso condurrò per mano il mio lettore così lontano, fino a fargli perdere di vista tutto quello che Dio creò all'inizio dei secoli, 5 o 6.000 anni or sono. Ci fermeremo allora finalmente in un punto determinato degli spazi e supporremo che Dio crei nuovamente attorno a noi tanta materia che la nostra immaginazione, da qualunque lato si estenda, non possa assolutamente vedere un solo luogo, un qualsiasi spazio che sia rimasto vuoto. Questa materia di cui io parlo non ha nulla in comune con la cosiddetta materia primaria dei filosofi, che essi hanno così ben spogliato di forme e qualità, al punto che nulla è rimasto di essa se non una vaga astrazione concettuale molto difficile da concepire. E dato che ci prenderemo la libertà di disegnare questa materia secondo la nostra immaginazione, ci prenderemo anche quella di attribuirle una natura nella quale non vi sia nulla per cui ognuno non possa conoscerla con tutta la perfezione possibile. Supporremo allora che Dio divida questa materia in parti diverse, alcune più grandi, altre più piccole, le une con certe forme, le altre con forme differenti, come ci piacerà immaginarle, ma senza che si determini mai tra esse alcuna separazione, in modo da evitare che tra loro vi sia del vuoto. La differenza che Dio porrà in queste parti della natura consisterà nella diversità del movimento che Egli vi imprimerà, in modo che fin dal primo istante della creazione esse possano continuare a muoversi secondo le leggi ordinarie della natura. Che intendete per natura? Quando parlo di natura io non intendo una dea o qualche altra potenza immaginaria. Mi servo di questa parola per indicare la materia stessa, così come Dio continua a conservarla, così come Egli l'ha creata. Allora, quando la natura, lo avete appena detto, subisce dei cambiamenti nelle sue parti, non ritenete che ciò possa attribuirsi all'azione divina? E tutto dipende dall'azione divina. Dio ha stabilito delle leggi assolutamente perfette, anche se volessimo supporre che Egli all'inizio abbia creato solo il caos, più confuso di quello che tutti i poeti insieme possono immaginare, le sue leggi sono sufficienti a dirigere tutte le parti di questo caos in modo che si dispongano armoniosamente in un ordine esatto che avrà la forma di un mondo perfettissimo, nel quale si potranno vedere chiaramente non solo la luce, ma anche tutte le cose esistenti di qualsiasi natura e forma che appaiono in questo vero mondo nel quale viviamo. Nel vostro mondo immaginario vi saranno dei pianeti, un sole. Certo, ed una luna, una terra, degli uomini. Degli uomini nati e composti come noi di un'anima e di un corpo. Di essi adesso descriverò separatamente il corpo innanzitutto, poi descriverò l'anima e infine dimostrerò come queste due nature debbano essere congiunte fra di loro
per poter dare vita a degli uomini a noi identici. Supporrò che il corpo non è niente altro che una statua, un mucchio di terra, che Dio forma espressamente facendola ad immagine e secondo il disegno del nostro corpo. E infine spiegherò che quando l'anima pensante sarà posta da Dio dentro questa macchina, l'anima avrà la sua sede principale nel cervello, dal quale dirigerà tutti i movimenti dell'uomo. Tale, signori, sarà la mia favola del mondo. Uno scritto che, come tutte le favole, avrà, lo spero, la sua utilità, perché permetterà di comprendere meglio questo mondo nel quale viviamo. Ve lo avevo preannunciato, signori. Quest'uomo è l'unico Archimede del nostro secolo. È l'Atlante dell'universo. È un confidente della natura.